C'era una volta un ragazzo che viveva da solo con la mamma. Il padre era morto da tempo ed era dura per i due andare avanti. Un giorno, mentre era a scuola, rubò le tavolette per scrivere di un suo compagno e, tornato a casa, le diede alla mamma. Visto che ella non solo non lo rimproverò, ma approvò il gesto, il ragazzo, la volta dopo, rubò un mantello e glielo portò. La mamma si complimentò e così egli fu incentivato a rubare ancora di più. Crescendo, cominciò a rubare oggetti di maggior valore, fino a quando, un giorno, non fu colto sul fatto e arrestato. Gli legarono i polsi e mentre lo portavano dal giudice, la mamma lo seguiva battendosi il petto. Il giovane le chiese allora di avvicinarsi, perché voleva parlarle nell'orecchio, e quando lei lo fece, le addentò il lobo facendola sanguinare. La madre, gridando, lo accusò. «Bravo! Oltre ad essere un ladro, ora sei anche un violento. Ti meriti proprio una punizione!» Il figlio allora la guardò negli occhi e concluse. «Se tu mi avessi punito la prima volta che rubai, adesso non mi troverei in questa situazione!» E voltandole le spalle, andò incontro alla sua sorte. Cosa vuole insegnarci Esopo con questa favola? Che se i difetti non si correggono da subito, crescendo, essi aumenteranno sempre di più. Se ti è piaciuto, lascia un grande like e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.